Ragazzi, prima di cominciare questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre informati sui nuovi caricamenti. Dopodiché, lasciate un bel mi piace. Buona visione. Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo video su Gene e oggi siamo tornati su Minecraft nella serie della Modcraft. Ho lavorato un po' off camera. Allora, ho trovato dei semi di cactus aggiunti con la mod della Minecraft in una delle piantagioni coperte, diciamo, delle serre che appunto c'è in giro per i villaggi. Inoltre, siccome mi servono i cactus, adesso dico perché sono andato molto in esplorazione. Teoricamente i cactus si trovano a sud, deserto. Scendo a sud e trovo solo extreme hills e zone ghiacciate. Praticamente sono arrivato fino a qua, questo è il punto più a sud che ho raggiunto e niente, e ho lavorato pure un altro po' off camera per prendere della sabbia, perché oggi andremo nello scorso episodio vi avevo detto che avremmo esplorato la fortezza, ma siccome abbiamo dei problemi energetici, diciamo, abbiamo bisogno di combustibile, andremo nel Nether, ma andremo a mettere una pompa nel Nether in modo tale da poter estrarre appunto la lava. Con la lava poi alimenteremo il quarry e tutte le cose che abbiamo e che ovviamente hanno bisogno di essere alimentate con dei motori. Allora, mettiamo un pezzettino di carbone qua dentro, che ci servono questi qua, perché dobbiamo andare a fare ovviamente i tubi per il trasporto dei liquidi. Allora, possiamo queste cose, questi vagoni li ho presi dai villaggi che in cui sono andato. Possiamo tutte queste cose qui. Adesso andremo a portare le cose che ci servono. Io ho già sistemato le cose qui per il crafting della pompa. Ed eccola qui, questa è la pompa. Ovviamente io mi sono dimenticato di craftare ovviamente i cactus sono pronti, adesso andiamo a vedere come si crafta il tubo. Questo è transport, a noi serve il food pipe, che ci serve con questo. Pipe sealant, wooden transport pipe. Ok, ho capito un po' come si fa. Abbiamo il vetro che il camera l'ho messo a cuocere. Ce ne serviranno tanti di questi, quindi un po' li crafto. Li prendiamo, anche se ovviamente il cactus non ci basta. Ragazzi, purtroppo sono riuscito a rimediare solo 16 cactus, ma ce li faremo bastare. Inoltre, per cominciare questo video, appunto, avevo messo pure della stone a cuocere per fare degli stone bricks, perché andremo appunto nel Nether a piazzare questa pompa e comunque vorrei fare una costruzione appunto attorno alla pompa, magari una cosa in stile fabbrica, e i stone bricks mi servono il materiale più appropriato, anche perché ragazzi di pietra ne abbiamo in abbondanza, perché se noi andiamo a quelli ne possiamo avere tantissime. Inoltre, col viaggio che ho fatto, ho rimediato anche del carbone. Ci ho messo dei blocchi di carbone qua e già sono finiti. Intanto qui come ho messo il quarry? Dove è arrivato? È abbastanza in profondità. Secondo me, cioè tra poco siamo già a livello di diamanti. Inoltre, vabbè, iron. Thank you.
ragazzi, prendo il carbone che ha raccolto i fermi perché ci serve. Ovviamente c'è più affluenza di materiali in queste quattro ceste, ma poi quando si riempiranno, non si riempiranno mai, perché comunque diciamo che ho dato a quelli una piccola area da scalare, però comunque comunque se si dovessero riempire gli oggetti poi verranno dirottati sulle altre ceste. Ok, ho fatto il rifornimento. Questa proprio si mangia un sacco di carbone. Per questo voglio mettere la lava, voglio usare la lava per questo lavoro, perché comunque non sarà di certo l'ultimo cuore che metteremo. Di sicuro ne useremo altri, anzi appena finisce di lavorare quello ne metteremo un altro. Inoltre la lava servirà anche ad alimentare la pompa stessa. Però che bello il nostro portale con tutta la costruzione messa. Visibile anche dalla zona del Quervi, ovviamente dalle colline, non da. Intanto qui ha finito e possiamo trasformare anche qualche altro transport pipe in tuffa. Ok, abbiamo questo, il carbone ci deve venire. Adesso lo prendo, tanto al solito ci resto, comunque ci do del nero. Oh, ok, già sento suoni che permettono di sicuro di uscire da questa cosa. Allora, io comincerei piazzando degli stone bricks. Ok, non ci stiamo avvicinando alla lava. Ok. Che pericolo. Poi facciamo un blocco più in alto questo e piazziamo subito la pompa che come potete vedere adesso teoricamente dovrebbe cominciare a scendere. Ecco, infatti adesso vabbè, piazziamo gli scalini. Ovviamente mi costruisce una struttura qui attorno perché diciamo che non è il massimo della sicurezza questa zona. Ma adesso ci farò subito un bel muretto. Ragazzi, sono quasi stato diventare adesso in modo tale da poter tutte le cose mi servono a portata di mano. Quindi mettiamo il due torch di redstone. E già volendo i motori funzionano. Allora, un secondo per il tempo. Ah, giusto, funzionano perché questo è un... Ragazzi, l'ennesimo fail. Mi sa che non funziona. Ragazzi, mi ero dimenticato che dovevo fare i motori, quelli che vanno a carbone. Inoltre i tubi di legno non andranno bene per il trasporto, solo per l'entrata e l'uscita dei liquidi. Quindi sono dovuto andare a craftare anche dei tubi di cobblestone e oltre ai motori. Quindi ci vediamo quando avrò craftato appunto i motori e i tubi. Ragazzi, finalmente siamo tornati qui, ho craftato il tutto e serviva appunto i cobblestone pipe che non avevo, quindi sono andato a craftare, ho craftato i motori e oddio quanto lavoro, quanto tempo ci ho impiegato. Non so se così possa funzionare la pompa, ma non credo. Ah, stava funzionando!
raga. Vaffanculo, ci metto questi qui. Ci avete l'unica legge italiana. Usiamo questi qui che è sicuro che funzionano. E raga, adesso dovrebbe cominciare a riempirsi il tutto. Mettiamo magari l'ultimo serbatoio qui, perché comunque raga, si riempirà tantissimo questa zona. Poi anzi è meglio mi sa quello a carbone, perché anche per poter fermare appunto. Qui sarebbe meglio mettere una leva al posto della redstone, però perché comunque si riempiranno anche abbastanza velocemente. Poi verrò qui con dei secchi e verrò a prendere la lava. Intanto sistemiamo la zona. Sì, ragazzi, potevo venire tranquillamente con dei secchi, intanto qui c'è un mega mare di lava, a prendere la lava. Ed è quello che farò. Però invece di prenderla qui, la prenderò di qua. Così, tanto per rendere il lavoro più difficile. In realtà sarebbe più comodo, perché di qua prosciuga praticamente tutto il mare di lava. Ragazzi, come potete vedere, ancora il livello non si è abbassato. Però prima o poi il livello si abbasserà. E praticamente tutto questo che potete che vedete non ci sarà più, come il fence. Bello sto rumore, ti fa venire proprio la voglia di restare qui nel Nether. Comunque ragazzi, dai, io sto registrando da un bel po' di tempo, con questo video è tutto. Io vi ringrazio per la sopravvisione, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate qua sotto scrivendo qualsiasi cosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!